Bentrovati anche alla pagina sportiva del TG Noi. In apertura il basket. Nella prossima giornata di campionato il Gesam Gas Lemura difende a Venezia il primato in classifica. Sentiamo il servizio. Ora si fa sul serio, tremendamente sul serio, anche se finora non si è affatto scherzato. La settima di andata del massimo campionato di basket femminile vedrà i fari puntati sul Palataliercio di Venezia, dove le lagunari della Reyer ospiteranno il Gesam Lucca in un confronto davvero ad alta quota. Saranno infatti di fronte due delle formazioni che aspirano, con tanto di fatti alla mano, a contendere un posto al sole allo schio campione d'Italia, a Ragusa, che rimangono le due grandi favorite per lo scudetto. Venezia-Lucca sarà anche una sorta di derby tra ex. Da una parte Beba Bagnare e Maya Ruzzi, dall'altra Francesca Dotto, che in riva alla Laguna ha ballato solo una stagione per poi tornare all'ombra delle mura. Si profila un match davvero interessante sia sul piano tecnico che agonistico. 5 vittorie ed una sola sconfitta al supplementare contro Schio sottolineano la forza delle lagunari, che con l'arrivo della talentuosa ala americana Christmas hanno trovato l'assetto giusto per competere anche in Eurocup contro chiunque. Una squadra completa Venezia, che qui vediamo nella gara giocata il 30 marzo scorso al Palatagliate, forte nel pitturato in cui troneggia l'ex Lemura Ruggiscova, ben supportata da Formiche e Sandri, e temibilissima dall'arco grazie alle buone mani di Fontenette, Bagnara, Carangelo e della stessa Christmas, con il play Caterina Dotto, che darà vita a un derby in famiglia con Francesca, sempre pronta a dare continuità alla manovra. Insomma, una brutta gatta da pelare, tanto che Lemura dovrà sfoderare una prova assolutamente perfetta per uscire in battuta e per proseguire la sua marcia a punteggio pieno. Palla 2 sabato sera alle 20:30 per una grande sfida. Il 39esimo meeting di nuoto Mussi Lombardi Femiano è iniziato col botto nella vasca da 25 metri di Massarosa, record italiano di Marco Orsi nei 50 delfino, 23:09 il crono finale, ritoccato di 2 centesimi il precedente primato. Successo nettissimo per Federica Pellegrini nei 200 stile libero, con un 1:53.64 che ha mandato in visibilio il pubblico presente. Una performance di altissimo profilo, quella della campionessa veneta, che ha inflitto distacchi abissali a Erika Musso e Stefania Pirozzi, seconda e terza. Sono contenta del crono, l'obiettivo era restare sotto l'1:54 e ci sono riuscita, ha detto la Pellegrini, anche se la mia bracciata non è ancora così veloce. Diletta Carli ha vinto gli 800 stile libero in 8:18.35. Andiamo all'atletica. Stefano Politi, runner dell'Atletica Pietrasanta Versilia, vince la mezza maratona di Livorno con il tempo di 1:13:15, andando così a bissare il successo del 2013. Stefano, confermando l'ottimo stato di forma, si impone sui forti portacolori dell'Atletica Livorno, Luca Lemmi, secondo in 1:13:43, e della GS Orecchiella, Fabio Salotti, sul terzo gradino del podio con 1:14:19. Da sottolineare anche la buona prestazione di Aurora Tosi, che con il tempo di 1:37:15 conquista la quinta piazza di categoria. Grande soddisfazione in casa dell'Atletica Pietrasanta Versilia e di tutti gli appassionati di corsa versilesi, che con impegno e allegria hanno portato i nostri colori per le strade della città labronica. E adesso facciamo il punto sull'hockey, vediamo il servizio di Roy Lepore. Con la vittoria sul Matera per 3-2, che ha lasciato non poche polemiche in casa del Forte dei Marmi, i rossoblù di Pierluigi Bresciani si sono insediati in testa alla classifica del campionato di Serie A1 di hockey su pista a quota 16, distanziando il Lodi, che segue di 4 lunghezze. La vittoria, dovuta alle parate decisive del giovane Mattia Verona, è costata la squalifica di un turno a Turner, espulso a fine gara con Romero Lopez del Matera, una decisione che è stata contestata da parte della società rossoblù. Sabato sera la capolista è di scena Breganze, che è reduce dalla vittoria esterna sulla pista di Cremona, quindi è una partita da prendere con le molle. Il centro giovani calciatori Viareggio è incappato martedì sera nella prima sconfitta stagionale a Bassano per 5-3, dove si è fatta sentire più del dovuto l'assenza per squalifica di Fernando Montigel, il cui ricorso presentato dalla società bianconera non è stato ancora esaminato, ed anche questa è una cosa che fa discutere nell'ambiente bianconero, che spera che contro il Trissino alla Para Barzacchi la squadra possa tornare al successo.
La giornata si completa poi con le partite Follonica Sarzana, Giovinazzo Lodi, Matera Valdagno, Monza Thiene, Cremona Bassano. Per la Serie A2 l'SPV Viareggio è in trasferta sulla pista di Montecchio. Ed è dell'ultima ora la notizia della riduzione della pena nei confronti di Montigel, squalificato fino al 28 febbraio 2016 per aver colpito un avversario durante un'azione di gioco. I giudici hanno accolto il ricorso del CGC e per Montigel la squalifica si riduce a 4 giornate. Montigel ne ha già scontate 2, dunque tra 2 settimane tornerà disponibile. Era l'ultima notizia per la pagina sportiva, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi.